detta Chicca. Una grandissima ispettora di studio che tiene tutto sotto controllo, soprattutto me. Ci provo, ma non è facile. Non è facile tenermi sotto controllo? Non troppo. Chicca! Mi scusi. Signora Dandini, mi sente? Ah, oddio, mi scusi. Buonasera. La signoria dell'almanacco, scusi. Buonasera. È l'ultima puntata, mi ha messo paura. Mi scusi. No. Chiedo venia, non la voglio disturbare, ma no, se possiamo fare l'almanacco che si è fatta una certa. No, c'ha ragione, no, anche lei. È una, tutte le emozioni dell'ultima puntata, veramente. Sì, lo so, tutto molto bello, però non è cattiveria, che domani mattina mi devo svegliare presto, che devo prendere i biglietti per il concerto degli Spandau all'Olimpico. Sì, vabbè. Quindi, se possiamo. Molto anni 80, la nostra signoria dell'almanacco, non possiamo farne senza. La sigla! Grazie. Subito, le do la linea! Buonasera. Domani, 17 gennaio, si festeggiano i santi laici Santa Caterina da Instagram e San Paolo da Twitter. La prego. Protettori dei rapporti sociali e del fancazzismo. Sì. I santi sono ricordati nella storia perché martorizzati dall'assenza di like. Santi improbabili, direi. Prego. I nomi Instagram e Twitter derivano dal sanscrito con certo significato di fingo di avere una vita movimentata e interessante, ma sto tutto il giorno sul divano con una coperta di pile a guardare uomini e donne. Senta, signorina, molto giusto. Mi fa il sole subito che mi mette pace. Il sole sorge alle 7:29 minuti e tramonta alle 16:37. La luna invece si leva alle 19:47. In arrivo impennata dei casi di influenza stagionale. Certo. Si consiglia alle prime avvisaglie di tamponare con latte e cognac e, in caso di febbre, vino caldo con cannella. Vecchi rimedi, brava signora. Se la febbre persiste, fare impacchi di Vov e un intramuscolare di Cinarra. Io veramente di solito prendo un'aspirina. Va bene. In gennaio è il primo mese secondo il calendario gregoriano. Il nome gennaio deriva dal dio Giano, che in latino significa affaronus. Affaronus? Che tradotto vuol dire fuori tutto, saldi dal 20 al 50%. Non è sicura? Sicura, sicura. Secondo l'ufficio liturgico, i saldi risalgono all'imperatore Flavio Severo Amazon, che al mercato di Giava introdusse l'usanza di mischiare fondi di magazzino venduti a meno per dare l'illusione di un grosso ribasso al momento del conto. Ma questa si chiama truffa, però. La carta del giorno è il cantante mascherato. Aridanga, ma allora... Lo sa che lo vedo anch'io? Io avevo indovinato. Ah, sì? Io avevo capito subito che c'era la Berti dentro l'unicorno, no? Ah no, io pensavo ci fosse Samantha Fox. Ma no, perché lei ha dei riferimenti antichi, scusi, ma allora dentro Massimo Napoletano chi c'è secondo me? Esatto, secondo me dentro Massimo Napoletano c'è o Sandy Marton o Scialpi, ma più Scialpi. La signorina dell'almanacco anni 80! Senta! Che bello, io voglio tornare con... Mi prenda con lei. Scusi, ma adesso che noi finiamo, lei dove va? Perché l'almanacco non va più in onda. Eh già, tornerò tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni. No, facciamo un appello per tenerla in TV. Arrivederla. Lucia Ocone! Arrivederla, signora Dandini. Buonasera.